Io mi chiamo Chiara Colombo e lavoro in una società di consulenza che si chiama Itrea, che si occupa di supportare le aziende che vogliono intraprendere il cammino verso la digital transformation. In particolare, il mio ruolo all'interno di questa azienda, o almeno il job title che mi hanno dato, è quello di Digital Experience Creative Director. E oggi ho fatto una lezione dedicata a quale poteva essere il design thinking per ripensare l'azienda in chiave digitale. E diciamo, il focus della lezione era innanzitutto il fatto che ormai le aziende si stanno muovendo in un campo che è social, sì, ma che va oltre quello che è il social media marketing, inteso come l'appoggio di tutta l'espressione del social sulle tecnologie delle piattaforme di social networking. Le aziende stanno andando in direzione social oltre il social networking, cioè si stanno sempre di più sganciando dall'idea che sia la tecnologia a condurre, quindi anche a dirci quali sono, possono essere i tipi di relazioni fra il contenuto e gli utenti e addirittura fra gli utenti tra loro, ma stanno prendendo quello che del social è la cultura emergente, cioè il fatto di avere un ambiente in cui si possano sviluppare relazioni che sono di tipo collaborativo e conversazionale. Questo significa che in realtà il mercato proprio sta passando dal social media marketing alla costruzione vera e propria di una social organization, cioè un ripensamento non solo della processo marketing aziendale, ma dell'azienda, dell'organizzazione nel suo complesso, e questo significa costruire, come dicevo, un ambiente in cui le pratiche collaborative possano attecchire, ed è per il fatto che bisogna costruire un ambiente che il ruolo di chi lavora in ambito digital in realtà sta diventando sempre di più da un ruolo caratterizzato dalla parola manager, community manager, social media manager, o dalla parola strategist, social e digital strategist, per esempio, alla parola designer, perché per costruire un ambiente serve il design in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni. Le parole chiave della lezione potrebbero essere tantissime, ma secondo me possono essere riassunte in parole che sono in slogan che io amo molto perché ho iniziato, diciamo, la mia carriera come editor e lavoro molto anche come copy, quindi amo gli slogan, e quindi vorrei provare a darvi qualche slogan che possa racchiudere in realtà una serie di parole chiave. La prima è design first. Design first, appunto perché non c'è più bisogno di qualcuno che abbia solo la capacità di gestire, ma che abbia anche la capacità di progettare, e di progettare tenendo conto del bisogno e dei bisogni, dei needs che hanno le persone che lavorano all'interno delle organizzazioni. Il secondo slogan è people first but business second, nel senso che è vero che queste persone devono trovarsi a loro agio all'interno degli ambienti social che andiamo a disegnare, ma devono anche questi ambienti social efficientare i processi che sono stati ridisegnati in senso digitale per produrre valori che abbiano vere ricadute sul business. Un'altra parola chiave, secondo me, fondamentale è quella del co-design, cioè del disegnare insieme alle persone, ma attraverso uno strumento metodologico che possa, diciamo, fungere da collettore, che possa essere lo strumento che rende riproducibile all'infinito una microstruttura, un'unità strutturale all'interno di questo ambiente, all'interno del quale ci sono degli elementi che sono fissi e vengono determinati da caratteristiche pregnanti di questa unità di misura, che secondo me è la community, e poi attraverso questo co-design invece far emergere anche quelli che sono gli elementi modificabili e quindi adattabili alle necessità degli utenti. Quindi direi che riassumere questo discorso in uno slogan, direi che c'è una frase che a me piace molto, io sono appassionata di calcio,
E questa frase dice, riguarda George Best e dice Pelé good, Maradona better, Georgie best. E quindi quello che io mi sento di dire per riassumere tutto il discorso della riunione è che per quanto riguarda i social media, planned is good, designed is better, designed for people is best. Il consigliare un libro in particolare è veramente complicato, soprattutto se deve essere un libro, diciamo, per ispirare chi vuole lavorare come designer nell'ambito del digital. Questo perché sia designer e design, che è la radice, che digital sono due concetti molto ampi, molto sfaccettati, come spesso sono le parole in inglese rispetto a quelle in italiano. Però direi che se vogliamo andare un po' a interpellare, a indagare quello che il design può essere per il digitale, dobbiamo andare a imparare dai migliori, e secondo me i migliori in questo caso sono gli architetti, che stanno anche loro riflettendo su questo tema del co-design, di come creare un ambiente partecipato e collaborativo, e anzi ci ragionano dagli anni 60. E quindi vi consiglio questo libro che si chiama Architettura Open Source di Carlo Ratti, la cui il sottotitolo è Verso una progettazione aperta, che è esattamente quella che noi intendiamo fare, ed è addirittura il libro da cui ho sviluppato il metodo di, diciamo, produrre, disegnare un unitario producibile all'infinito che abbia un elemento fisso e un elemento variabile scelto e modificato dall'utente. E poi non ce l'ho qui, però di cuore vi direi assolutamente di leggervi Esercizi di stile di Kenho. Questo perché per chi lavora nel digitale, anche se il design prende il sopravvento, il contenuto è sempre fondamentale e saperlo declinare in tutti i modi possibili è ancora al centro del nostro lavoro e soprattutto a volte anche la parte più divertente.